DG Photo Art. It's media. It's art. Buongiorno, siamo qui questa mattina al Parco Mascagna nella municipalità 5 Vomero Arenella e sono qui in compagnia della referente UNICEF Italia Silvana Galli, che è qui con me, che vi darà a breve un saluto, e con Clara Di Bernardo, delegata a Municipalità 5 per le scuole. Benissimo, siamo oggi e domani 28 e 29 settembre dalle 10 alle 14 per condividere con l'UNICEF un momento veramente di tanta partecipazione, solidarietà, e lo facciamo festeggiando i nonni, perché i nonni sono gli angeli custodi per i bambini, per i nipoti, sono un punto di riferimento, e l'UNICEF è qui per far capire tutto questo, per dare l'importanza giusta, per far capire il valore che hanno oggi i nonni. Ma non solo, lo facciamo ricordando gli antichi mestieri, gli antichi giochi che riguardavano l'infanzia, e lo facciamo però anche con un pensiero rivolto lontano a bambini che purtroppo non godono di questi stessi diritti, di questa stessa fortuna, e vogliamo ricordare appunto tutti i bambini nei paesi che si trovano oggi in guerra, dove purtroppo la guerra cancella ogni diritto, e dove appunto a causa della malnutrizione sempre di più questi bambini rimangono anche orfani di genitori che a causa di malattie li lasciano molto spesso con i loro nonni, ma non solo, la malnutrizione purtroppo sta aumentando sempre di più in questi paesi. Soltanto basta sapere, in Yemen un bambino di 10 anni praticamente, che dovrebbe pesare 10 kg almeno, ne pesa 2. Ancora abbiamo situazioni veramente gravissime, l'ONU molto preoccupati, ed è per questo che noi siamo qui, per un pensiero rivolto soprattutto a tutti i paesi in cui la malnutrizione purtroppo aumenta sempre più, e per finanziare sempre di più attraverso la generosità di tanti volontari che questa mattina e domani mattina ci aiuteranno con i loro contributi a finanziare i progetti contro la malnutrizione infantile. E adesso voglio passare però la parola a Silvana e a Clara per un saluto, e viva i nonni e viva questa grande festa fatta di tanto amore, partecipazione e solidarietà. Grazie, voglio dire, oggi siamo in oltre 400 piazze italiane, grazie ai volontari e grazie ai nostri giovani. Qui ho con me un volontario di UNICEF a cui poi dopo lascio la parola per un saluto, e dobbiamo dire solo grazie, grazie ai nonni che sono diventati la colonna portante della società, e oggi vogliamo anche ovviamente ricordare i tanti bambini che purtroppo muoiono ancora per cause prevenibili, malattie, malnutrizione. Quindi la festa dei nonni è l'occasione per ricordare anche questo. Ogni giorno muoiono 12.000 bambini, e quindi questo è inaccettabile. Abbiamo crisi umanitarie in Yemen, nei paesi africani, e non si può accettare più. Ci sono i bambini profughi che scappano dalle guerre, e niente, noi siamo qua per ricordare anche questo. Rispetto a tanti bimbi che sono qui con noi oggi, che stanno bene, sono felici e giocano, ricordiamoci anche dei bimbi che purtroppo tutto questo non ce l'hanno, e l'UNICEF cerca di dare la voce anche a questi bambini. Quindi grazie veramente a tutti, un saluto anche dal nostro volontario giovane Daniele. Salve a tutti, io sono Daniele. Beh, che dire, siamo qui per la festa dei nonni, anche per ricordare quei bambini che non hanno la possibilità di conoscere i propri nonni. Ci sono bambini che non possono conoscere nemmeno i genitori, quindi figuriamoci i nonni. E quindi beh, questa è l'occasione ed è un'iniziativa ed un momento per di unione, appunto, per unirci insieme ai nostri nonni e dare un pensiero a tutti quei bambini che purtroppo non hanno questa opportunità. Per cui aiutateci e donate quanto più potete, e soprattutto anche col pensiero pensate a tutto quello che avete e tutto quello che altri bambini magari non hanno. Grazie. Allora, la parola adesso alla nostra referente del Vomero e dell'Arenella, la professoressa Clara Di Bernardo.
Buongiorno a tutti, è importantissimo che i nonni sappiano di essere fondamentali nella vita dei bambini, lo sono materialmente, li troviamo fuori alle scuole, fuori alle palestre, impegnati giorno dopo giorno ad accompagnarli dappertutto, ma è importante anche che sappiano di essere un riferimento, perché i bambini hanno bisogno di sentirsi parte di una storia, di un nucleo, di una vita e di avere delle radici. Quindi nonni e bambini insieme sono la struttura della società nostra, e mentre i nostri bambini sono fortunati perché possono vivere l'esperienza dei nonni, e appunto abbiamo il pensiero rivolto ai tanti bambini delle guerre, della malnutrizione, per cui siamo sempre pronti per creare situazioni di solidarietà e speriamo con queste iniziative di far crescere meglio anche i nostri bambini. Voglio soltanto ringraziare chiaramente il Comune di Napoli e la Municipalità 5 Vomero Arenella con il nostro Presidente Paolo De Luca per averci dato la possibilità di essere qui questa mattina al Parco Mascagna e di essere veramente, veramente in tanti. Grazie, grazie di cuore a tutti.